che il governo Monti hanno fatto, da una parte con ritardi, dall'altra con eccessive timidezze. Due problemi principali, pare che ora li abbiano abbandonati, ma sono stati il fatto che l'innovazione si fa se si ha il coraggio di toccare i poteri forti, e innovazione si fa se si ha il coraggio anche di parlare con i pezzi della società che sono pronti a fare innovazione. Questo è mancato, c'è una sorta di autismo del governo che è in grado di fare cose positive, ma nel momento in cui si chiude in questo suo elaborare solitario e non è in grado ancora di fare cose che sono fondamentali. Ripeto, l'innovazione c'è solo quando è distribuita, non accentrata, l'innovazione c'è solo quando non bisogna chiedere permesso di poter innovare ai grandi monopolisti. Vengo a fare tre proposte molto concrete, non sono proposte di programma, sono azioni politiche che forse si possono mettere in piedi e forse anche questa platea potrebbe raccogliere. Nel 2003 la Georgia era devastata dalla corruzione politica, corruzione della sua, diciamo, di tutta la polizia, dei partiti e degli imprenditori. Rivoluzione delle Rose, 2011, Transparency International mette la Georgia al primo posto tra i paesi che lottano e che stanno mettendo in piedi misure per la lotta alla corruzione. Un pacchetto molto complesso di iniziative, ma uno dei punti cardini è stato quello della trasparenza. Trasparenza di come il governo spendeva i soldi, degli appalti pubblici, dei finanziamenti alla politica, dei finanziamenti alle imprese, qualcosa su cui timidamente il governo attuale ha cominciato a fare qualcosa, ma ci vuole un progetto ampio, un progetto che possa ridare fiducia. La trasparenza dà fiducia agli investitori e porta sviluppo all'economia. Sappiamo non ci sono fondi, ora ci sarà presto un decreto che dovrebbe recepire l'agenda digitale, questo è una delle cose su cui puntare, assieme alla trasparenza ovviamente delle nomine. Non basta la tristezza e l'imbarazzo del giorno dopo, anche Monti purtroppo arriva tardi a denunciare gli affari tra i partiti, c'è bisogno di regole. Non ci si può fidare che, ad esempio, come qualcuno ha cominciato a dire, Bersani, non si faranno gli stessi errori nei CDA Rai, non ci fidiamo più, vogliamo regole che consentano di avere dei processi di elezione trasparenti, in cui si possa sapere chi sono le persone. Ci vuole un cambio di regolamento parlamentare, anzi, che riguarda la commissione bicamerale, non è facile, dobbiamo cominciare subito. Noi siamo andati al Senato qualche giorno prima, un minuto? Ok, seconda proposta. Il monopolista italiano delle telecomunicazioni ha un livello di debito che impedisce all'Italia di fare la nuova, diciamo, di arrivare nel nuovo millennio con un'infrastruttura tecnologica, la famosa rete di nuova generazione, che è quella che consente al paese di svilupparsi. Monti ha, secondo me, fatto una proposta che è quella giusta, secondo me la società civile, la politica italiana lo deve supportare, quella di dire project bond europei, non ce la possiamo fare da sola da questo punto di vista, abbiamo bisogno di derogare da quel punto di vista, investimenti nella banda larga che vengano dall'Unione Europea. Si è parlato addirittura di fare una lettera alla Merkel, facciamola, mettiamoci insieme, chiediamo per lo sviluppo dell'Italia, dei giovani, innovatori, chi ci sta di... Ok, ultima proposta e chiudo davvero. Le regole sono le regole, non faccio l'ultima proposta. Okay. Grazie.